Sindaco, si è appena concluso un acceso consiglio comunale, però alla fine tutti i consiglieri, maggioranza e opposizione, hanno convenuto sulle capacità del nuovo assessore scelto. Sì, sono contenta. In effetti è stato un consiglio comunale molto acceso, dai toni accesi e vorrei dire anche dalle polemiche accese. E comunque alla fine ho apprezzato moltissimo l'intervento di tutti i consiglieri che quasi auspicavano che all'interno dell'esecutivo fosse nominata una persona che potesse portare molto equilibrio. In questo confido anch'io, confido nella professionalità e nelle capacità e soprattutto nella passione che ha per la politica e per l'impegno proprio del dottor Enzo Princiotta, che ha dimostrato negli anni passati e che continua a dimostrare accettando questo incarico. Il dottor Enzo Princiotta è il nuovo assessore al comune di Piraino. Allora, lei aveva dato delle riserve prima. Quali sono state le motivazioni che lo hanno spinto a sciogliere le riserve ed accettare l'incarico? Guardi, le motivazioni sono quelle che devono accomunare tutti i cittadini quando sono chiamati a ricoprire cariche pubbliche, e cioè le difficoltà che le nostre comunità stanno attraversando, e quindi se si può dare una mano d'aiuto io penso che non ci si possa ritrarre, insomma, e quindi bisogna essere sempre disponibili per i cittadini. Cittadini intesi in senso lato, ma che non è una parola vuota, è una parola che implica il fatto di sapere che ci sono delle persone che in questo momento hanno grandi difficoltà e se noi possiamo dare una mano d'aiuto, penso che sia un nostro dovere farlo. Senta, la revoca del suo predecessore ha creato un po', diciamo, scompiglio in consiglio comunale. E lei pensa che questo possa influire anche sul suo operato? Ma dalle dichiarazioni che ci sono state in Consiglio Comunale questo non mi pare. Mi pare che sia fisiologico pure il fatto che ci possa essere un dibattito, anche serrato su alcune cose, però penso che non si debba mai andare oltre perché non dobbiamo mai dimenticare quello che è l'obiettivo finale che poc'anzi ho detto. Io penso che questo no, perché credo molto nella buona volontà di tutti e nel senso di responsabilità che hanno tutti i consiglieri comunali. I consiglieri comunali prima hanno riconosciuto appunto le sue capacità, il fatto che lei conosce bene le dinamiche della politica e dell'amministrazione. E lei da ex sindaco di Piraino, in questo periodo politico e storico particolare che stiamo vivendo, quali pensa siano le priorità da affrontare proprio qui a Piraino? Ma guardi, io ritengo che innanzitutto occorre mettere a punto la macchina perché per fare dei percorsi e dei lunghi percorsi bisogna mettere a punto la macchina, modernizzarla per rendere ai cittadini un servizio sempre più veloce in ragione anche delle aspettative che gli stessi hanno. Si fa tanto mal parlare della burocrazia e probabilmente qualche volta ha ragione. E allora noi dobbiamo superare questo ostacolo che ci separa dai cittadini, fornendo servizi in tempi reali quanto più è possibile, agevolando le loro iniziative, facendole partecipare alla vita pubblica, in sostanza creare una cultura amministrativa nella gente, in modo tale che possa conoscere quali sono tutti i processi che attengono alla vita amministrativa e quindi accelerare anche i tempi per dare risposte concrete alle loro esigenze. L'ingegnere Tonino Scaffidi, capogruppo di maggioranza al Consiglio Comunale di Piraino, questa sera un Consiglio Comunale dai toni accesi, combattuti. Un suo giudizio, diciamo, sulla discussione di questa sera. E allora, niente, ripeto quanto ho già detto in Consiglio Comunale, la nomina e la revoca di un assessore sono, la legge lo dice, sono priorità, sono nomine fiduciarie del sindaco, quindi rientrano, ecco, nell'ambito delle decisioni che può prendere, che prende il sindaco. Per quanto riguarda le istituzioni, perché ho fatto anche un discorso sulle istituzioni, cioè il Consiglio e la Giunta, è vero che sono fatte di persone, ma alla fine sono
sono le istituzioni stesse che operano, non tanto le persone. L'importante è che queste istituzioni portano avanti il lavoro a cui sono state demandate. Poi non ha importanza se l'assessore si chiama in un modo o in un altro, è importante che egli faccia il suo dovere. Alla fine, diciamo, resta poco da dire, è stato revocato un assessore, è stato nominato un altro assessore, che il nuovo assessore, insomma, auguro tutto il bene possibile, che il suo operato sia fattivo, operoso per il bene di Piraino, all'ex assessore auguro una buona vita, insomma un buon proseguimento di vita al di là di tutte le vicende, ecco, non se ne deve fare assolutamente un fatto personale. Ai suoi colleghi consiglieri che adesso hanno costituito il gruppo autonomo, vuole dire qualcosa? Beh, niente, semplicemente buon lavoro, insomma collaboreremo per quanto ci sarà da collaborare, combatteremo se siamo su posizioni differenti. Riguardo l'esecutivo vorrei dire che magari qualcuno può pensare che nell'ambito del Consiglio Comunale si formano dei gruppi con degli assessori di riferimento, questo non è assolutamente il nostro intendimento, in quanto io personalmente non ho nessun assessore di riferimento, ma ho un esecutivo di riferimento. Questo perché? Perché insieme si devono portare avanti gli argomenti riguardanti il programma elettorale e questo programma elettorale deve essere attuato. Questo è il nostro obiettivo per il bene di Piraino. Ingegnere Maurizio Ruggeri, consigliere di opposizione del Consiglio Comunale di Piraino. Allora, è stato revocato l'incarico all'assessore Nino Dopicolupo, questa sera c'è stata la presentazione anche del nuovo assessore, il dottor Enzo Princiotta, che è stato anche sindaco di Piraino. Lei che cosa pensa su questa nuovo incarico? Beh, per quanto riguarda noi stasera il defenestramento, il licenziamento dell'assessore Dovigo, noi abbiamo chiesto ulteriormente di capire che come è maturata la decisione del sindaco, alcune cose sono venute fuori, tante altre cose a mio avviso il sindaco le ha omesse, ma naturalmente è discrezionale, alcune cose le ha dette, altre cose ha ritenuto di non dirle. Per quanto riguarda il nuovo assessore, sicuramente, come ho già avuto modo di dire, sia in Consiglio Comunale sia con le persone con chi mi sono trovato a parlare, le capacità ci sono, è un amministratore, un segretario comunale, e spero che possa ritagliare quel tempo necessario per poter agire in maniera spedita, in maniera determinata, perché oggi la situazione politico-finanziaria a partire da Roma a finire all'ultimo comune e quindi anche a Piraino sicuramente non è facile, ed è una per diversi motivi che non sto qui a ripetere. Quindi gli abbiamo fatto come gruppo Nuova Piraino, abbiamo fatto gli auguri di buon lavoro, speriamo che ci sia l'impegno, speriamo che i problemi si possano affrontare con quel piglio necessario per portare a termine il programma che il sindaco Maniaci e la sua squadra hanno allora chiesto i voti e per cui sono stati eletti. Quindi io mi auguro che vadano avanti con determinazione. Se non saranno in grado di farlo, beh, chiaramente se ne assumeranno le responsabilità. C'è poco da fare. Noi abbiamo fatto in questi mesi la nostra parte, abbiamo attenzionato i problemi della comunità, lo continueremo a fare, naturalmente senza una opposizione preconcetta, ma proprio entrando nel merito delle questioni, continueremo a fare la nostra parte, che credo che sia quello che serve a questo Paese, senza steccati. Quando una cosa ci convincerà, la voteremo. Quando invece non ci convincerà, naturalmente saremo fermi e decisi e ci opporremo in tutte le maniere possibili che la legge ci consente. Consigliere Campisi, si è appena concluso il Consiglio Comunale nel quale si è discusso della delibera di revoca dell'ex assessore Nino Dopicolupo. Vi ritenete soddisfatti delle risposte che avete avuto? Beh, praticamente le risposte date dal sindaco ricalcavano né più né meno quello che era stato dichiarato nelle precedenti dichiarazioni del sindaco, e era stato detto grosso modo che non si allineava con le posizioni della giunta, però abbiamo sottolineato che è stato
che è stato, sono state fatte delle affermazioni un po' pesanti dicendo che era stata lesa l'immagine della Giunta. Avremmo voluto dei chiarimenti al riguardo, ma dei comportamenti dell'ex assessore Dovico riguardanti questa lesione dell'immagine dell'amministrazione da parte del sindaco, questa risposta non ci è stata data.